possono essere leggeri. La levitazione è il sollevarsi in aria di un oggetto fisico o di un corpo umano. Gli oggetti levitati possono essere leggeri come un anello o molto pesanti come un pianoforte o un grande tavolo di mogano o di noce. Il fenomeno è antichissimo. Basta pensare al camminare sulle acque del medium Gesù. Nell'agiografia ricorrono almeno 200 casi di levitazione, tra cui quella di San Francesco d'Assisi e nel XVII secolo di San Giuseppe da Copertino. Nel 600 i fenomeni di levitazione cominciarono ad avvenire anche al di fuori della religione e questi casi furono considerati dalla Chiesa manifestazione di possessione diabolica. Il diavolo imitava nei suoi discepoli espressioni di santità per confondere gli animi. Molte levitanti furono processate e condannate come streghe. Commento: chi scrive è stato testimone delle levitazioni del medium romano Demofilo Fidani, che levitava sino al soffitto con la poltrona su cui era seduto. La levitazione era lenta e tremolante e Demofilo aveva paura di precipitare a terra, cosa mai successa. Inoltre ha visto levitare presso il cerchio e seno la professoressa Livia R., paralitica, insieme alla sua carrozzella.